siamo il primo matrimonio di casa Carrisi Power. Lecce blindata, ma non troppo, per permettere ai fan e ai curiosi di poter vedere la loro sposa. Che ora siete arrivati? Ma stamattina siamo arrivati alle 5.40 con il pullman da Messina. Ho 83 anni e ho fatto il viaggio stanotte sul pullman. Stamattina sono arrivata qua, davanti alla chiesa. Si può entrare in chiesa? No, la chiesa è stata chiusa da ieri sera, è stata bonificata dalla security. Ma in che senso bonificata? Mi hanno controllato per i vari fotografi, in caso qualcuno si fosse intrufolato. L'area intorno alla chiesa di San Matteo è stata tutta transennata e gli invitati per accedere hanno dovuto mostrare il loro pass. Ma la chiesa è chiusa? Allora posso entrare? Quindi è chiusa? È bello l'evento, ecco, quindi... Va bene non così. Ci stiamo lamentando. Un bacio alle mamme Cristelle. L'eleganza è stata di casa, tanti smoking per gli uomini e abiti lunghi per le signore. I primi ad arrivare sono stati i genitori di Davor, il signor Andronico, che si è dato alla folla divertendosi e che poi è entrato in chiesa portando al braccio Romina Power, e la signora Patricia, che invece ha accompagnato Davor all'altare. Un giorno bellissimo, siamo tutti emozionati per Cristo. Ed ecco Davor. Davor! Che scende, ci saluta sorridente e corre in chiesa. Vedi che non piove! E con soli 45 minuti di ritardo, ecco Cristel, il suo scenografico arrivo a bordo di un ape car insieme a mamma Romina e papà Albano ha lasciato tutti di stucco. Io ce la sto mettendo tutta, in realtà fotografi, telecamere, paparazzi, curiosi, le persone che sono venute qui per stare vicino ad Albano e Romina in questa giornata così importante ce la stanno mettendo tutta, sono qui che aspettano da ore per vedere Cristel con l'abito da sposa, così come fu per Romina nel 1970. Io sono stata al matrimonio che ha celebrato Cellino San Marco con la Romina. Stavo a prima fila, proprio vicino all'altare. Ma l'ha vista Cristel? Sì, sì, l'ho vista, è bellissimo il vestito di Cristel, è meraviglioso. Testimoni di nozze Davor ha scelto i fratelli, per Cristel invece c'erano la sorella Romina e un'amica, a farle da damigelle le figlie di Loredana Lecciso, Brigitta e Jasmine. Ad accompagnare Cristel all'altare naturalmente c'era papà Albano, elegantissimo, con le basette bianche e un'emozione che nessun palcoscenico gli ha mai regalato. Bellissimo questo servizio e davvero affettuosissimo il clima che si respirava in questo matrimonio. Allora, qui in studio con me c'è Laura Pranzetti Lombardini, che è un'esperta di bon ton, scrive libri di galateo moderno, ci aiuterà un po' a muoverci in questo ambito. Roberto Alessi è collegato con noi da Milano, direttore di Novella 2000 e di Visto. Roberto, ma questa è vero che quando c'è di mezzo Albano e Romina Power, insomma, c'è davvero questa grandissima sensazione di affetto che si trasmette poi anche ai figli, ecco. Hai avuto anche tu questa impressione vedendo il servizio di Barbara Di Palma? Più che mai, basta guardare i manifesti, la prima parola era Albano. Albano è un uomo estremamente amato ed è un uomo che ha soprattutto amato per l'amore che ha sempre dato ai suoi figli. Tanto è vero che non ho mai visto Albano così bello in tutta la mia vita e lo conosco veramente da tantissimi anni e sono molto felice per lui. Oltretutto è un'emozione che condivido in maniera indiretta ovviamente, perché è il primo matrimonio della sua famiglia, una famiglia che, come tu sai, ha avuto dei momenti anche veramente molto molto bui che adesso non voglio ricordare, e per cui posso capire ancora di più l'orgoglio di questo papà. Ed è proprio questa la parola da usare. Calcolato che in più il giorno dopo sarebbe stata canonizzata Madre Teresa di Calcutta, che ricordo è stata la madrina di battesimo di Cristel. Per cui è, diciamo, una concomitanza di eventi veramente magici. E io auguro sia Cristel sia Davor di essere veramente felici. Più felici di come lo è stato Albano. Certo, glielo auguriamo anche noi. Certo, Laura, organizzare un matrimonio così non deve essere semplice. Ecco, c'erano 500 invitati, tanti stranieri, anche un biglietto di invito rigorosamente in inglese. È giusto?
dal punto di vista del Galateo. Perché loro hanno trasmesso comunque grande serenità e hanno cercato di accorpare tutte le usanze, gli usi e i costumi. Ad esempio, il biglietto d'invito mandato 3 mesi prima è un biglietto, poi probabilmente lo vedremo, ecco, con le foglie in inglese, noi italiani lo amiamo bianco, monocromo, molto più semplice, e mandarlo 3 mesi prima è perfetto in modo che gli ospiti si organizzino. Certo. Questi ragazzi sembrava che 500 ospiti non li sentissero. Erano concentrati su di loro. Ma no, era la loro festa. È giusto. E questa ha trasmesso una grande serenità, grande gioia, che poi c'era una commistione, arrivare con l'apecar, con grande simpatia, un abito magico da favola. Ecco, per... Romina in fucsia. Penso che Maraveniere Maraveniere, anche lei molto sorridente, molto coinvolta. Sì. E invece Romina... Hai ragione tu, Cristina, comunque. Cosa? Hai ragione tu comunque, perché Maraveniere è stata a volte scambiata per Romina. Ah, ecco, perché avevano l'abito. Un complimento per lei, perché il colore era lo stesso. Perché comunque era... la tua ospite è una grande maestra e sottolinea che gli inviti sono partiti 3 mesi prima, quasi per tutti. Quasi, perché quasi. Perché tu sai che c'è un invito che a volte vale di più un'assenza di una presenza, c'è stato un invito che non è mai partito se non una settimana prima delle nozze. È quello per Loredana Lecciso. E qui di è il nodo. Quello di Loredana Lecciso. Il nodo di queste, più, di queste nozze. Che tra le damigelle c'era Jasmine, la figlia di Loredana e Albano, ma anche Brigitta, che è la figlia che Loredana ha avuto dal suo primo marito. Allora, e in più c'è stato un giallo, ti racconto, perché a un certo punto... tutti hanno detto, ecco è arrivata Loredana Lecciso. In effetti non era Loredana Lecciso, ma era una sua quasi gemella, parlo di Federica, che è sua nipote in effetti, e che è la figlia della sua gemella Raffaella, che è identica a Loredana, per cui vedendola con questo abito meraviglioso, i capelli biondi, un po' la luce di questo sole meraviglioso del Salento, c'è stato per un attimo un giallo che ha creato una sorta di sorpresa, poi invece... non si è verificata, Loredana è stata a casa sua, organizzando una specie di altra cena, so, da qualche ospite che mi ha confidato dei particolari. Allora, tu so che insomma hai mandato anche una lettera a Christelle, sì, per dirle di invitare Loredana. Allora, prima di parlarne però voglio vedere questo servizio che ci manda la nostra Barbara Di Palma, che si concentra sul momento più emozionante della cerimonia, proprio la pronuncia del sì dei due sposi. Vediamolo insieme e poi parliamo anche di Loredana Lecciso. Io, Davo, accolgo te, Christelle Chiara, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io, Christelle, accolgo te, Davo, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Davvero speciale essere riusciti a farvi vedere proprio questo momento davvero pieno di emozione. Capita spesso che gli sposi siano agitati, in questo caso Laura, Christelle prima si è sbagliata, poi ha riso e poi le è venuto da piangere. Indica purezza, sì, e in una cornice anche con tutti gli ulivi, ulivi in chiesa che stanno a testimoniare l'attaccamento alla terra della famiglia Carrisi, tutto Puglia, quello che ha fatto Albano per gli ulivi l'anno scorso, insomma una coerenza d'atmosfera meravigliosa. Davor è un imprenditore del importante ramo turistico, è di origine cilena, croata cilena.
si è espresso in italiano, quindi ha imparato evidentemente, si è sforzato, è giusto che sia così, essendo il matrimonio a casa della sposa, come deve essere secondo tradizione. È giusto che sia così, sono anche 4 anni d'amore, per cui probabilmente lui ha frequentato lo stesso ambiente, e questo è un ulteriore atto di affetto e di rispetto nei confronti della famiglia e della sposa. A differenza di quello che era successo invece con Romina Power, che ricordiamo era andata lei a sposarsi, sì, invece a casa di Albano. Erano altri tempi ed, esatto, era un'unione diversa. Ecco, Roberto, tu, a proposito dell'assenza di Loredana Lecciso, abbiamo detto ha ricevuto l'invito una settimana prima, il che credo equivalga un po' a non volerla invitare, poi ha deciso di declinare, ovviamente. Tu avevi scritto a Christelle dicendole che avrebbe dovuto invitare questa persona, perché? Guarda, io sono molto legato alla famiglia di Albano, anche se non c'è una frequentazione, diciamo, assidua, però Albano è una persona a cui io voglio molto, molto, molto bene. Secondo me è stato un errore assolutamente totale, nel senso che Loredana, piaccia o non piaccia, è una donna che è stata un faro di luce nel momento più buio della vita di Albano. Un uomo che a questa famiglia ha dato tutto, ha dato affetto, ha dato sicurezza economica, ha dato una casa, ha dato protezione, tanta protezione. E a un certo punto la sua vita, prima la primogenita, poi anche dei momenti più difficili, pure con Romina, la separazione, è entrata in un tunnel buio, e la nostra Loredana gli ha dato una luce, gli ha dato 2 figli, gli ha dato un amore. Poi hanno avuto pure un momento di crisi, grave crisi, che hanno superato insieme, tanto è vero che Albano mi ha sempre detto che Loredana è una donna a cui lui vorrà sempre bene, perché nei momenti difficili non gli ha mai tolto i figli, a differenza di quello che è successo con il suo primo matrimonio. Secondo me una donna del genere meritava, non dico un rispetto totale, o comunque meritava comunque essere apprezzata per quello che ha significato per la vita del padre, soprattutto per la serenità che meritano i 2 figli che Albano ha avuto da Loredana, parlo di Jasmine e parlo di Albano Junior, che erano presenti al matrimonio e che si saranno anche chiesti, nonostante la giovanissima età, perché la mamma non c'era, e in più ha creato pure un forte disagio a Brigitta, la figlia di Loredana, che era presente alle nozze, ed era presente non in quanto figlia di Loredana o figliastra di Albano, ma perché è una delle migliori amiche, sottolineo, una delle migliori amiche di Christel. Dormono insieme, stanno sempre insieme, sono coetanee, si vogliono bene. Ecco, io forse per non dare un dispiacere a una delle tue migliori amiche, anche se avessi detestato una mamma, io l'avrei assolutamente invitata. Secondo te Albano ci è rimasto male, Roberto? Albano ci è rimasto molto male, molto male. Calcolato che oltretutto Albano, perché di questo ho anche parlato in passato con lui, in questo matrimonio Albano non mi ha rivolto la parola, non si è permesso di dire tanto così sulle scelte della figlia, nella maniera più totale, perché è un uomo che sa dove fermarsi. Però in passato lui mi ha sottolineato più di una volta quanto Loredana fosse stata intelligente, e quando si è creato attraverso il suo agente russo l'opportunità di tornare a cantare con Romina, Loredana non si sia assolutamente opposta, non solo, ma quando Romina è tornata per la prima volta a Celino San Marco, approfittando di un ospite illustre che era il regista Fernas Özpetek, che aveva, stava girando un film, aveva un set in zona, fece un pranzo molto, diciamo, molto divertente, e Loredana volle assolutamente che fosse presente anche Romina, che ebbe un posto d'onore a questo pranzo. Ho capito. E Albano apprezzò molto questo gesto, perché poteva fare 100 cose, invece assolutamente. E Albano mi disse: da donna intelligente qual è? Ci ha raggiunto in studio Simona Izzo. Buonasera. Che ha avuto qualche problema in tangenziale, ma è qui, grande esperta di famiglie allargate. Stavamo parlando di Albano. Vediamo questa clip che ci ha mandato la nostra inviata. Albano ovviamente non poteva non cantare al matrimonio della figlia una intensissima Ave Maria. Yeah.
suggestione, ma sembrava quasi che la voce, quella voce incredibile di Albano, tremasse qui un pochettino. Ha dovuto fare appello a tutto il mestiere, a tutto il lavoro che ha fatto in passato, perché è emozionato, senza dubbio. È un papà meridionale, un papà pugliese, una sposa, tra l'altro la prima figlia, una grande emozione. Tutto coinvolgente. Sentiamo che cosa ha detto ai nostri. Aspetta, adesso arrivo a te, scusami, no, Simona, perché abbiamo. No, mi premeva rispondere un attimo a Roberto, con il quale non sempre ci. Perché ciao, tu non sei d'accordo su quello che dice dell'invito a Loredana Lisciso? Perché Roberto diceva il Albano si è comportato in un modo eccezionale, fa benissimo, ma io credo che siano proprio i genitori in questo caso che avrebbero dovuto insistere, perché cioè non esiste il galateo della famiglia 2.0, bisogna farlo, la famiglia allargata, e quindi è vero, non una esiste. Moglie non esiste. Adesso cioè, scrivi, il galateo è uno ma la famiglia non è più quella, sì, ma rispetto quindi, dei ruoli ci e certo essere. Ma allora un'ex moglie o una moglie, io non ho capito poi se la Lisciso è ancora moglie in carica o ex moglie, questa magari Roberto lo non sa. Non è mai stata moglie, ma esatto. È compagna in carica e in quanto tale andava invitata tra e madre di due dei suoi figli. Certo, per carità, ma allora erano Romina e Albano che avrebbero dovuto invitarli, perché fa parte del parterre dei genitori questo invito. Forse ma amore, tu hai detto due parole, una Albano, l'altra mi sembra di capire che sia stata Romina. Certo. Adesso vediamo un po' chi è che è stato l'ispiratore. Sono i genitori, ma io credo che ci sia stato un fraintendimento, non voglio, ma sono i genitori che in certi casi dovrebbero consigliare i figli a far sì che la famiglia si riunisse. Poi magari poi si litiga dopo, ma sono momenti, il matrimonio è un atto pubblico. Peraltro la signora Lisciso, come mi insegni Cristina, sarebbe potuta andare e nessuno avrebbe potuto cacciarla. Chiunque voglia andare ad un matrimonio, tanto che addirittura, non so se nel rito civile, ma in quello cattolico, si dice se qualcuno deve opporsi lo faccia in questo momento, quindi è un atto pubblico. Quindi da però non avrebbe potuto andare al ricevimento, al rinfresco, diciamo. Ma se non avesse avuto l'invito poteva non avere il posto riservato. Ha fatto una mossa molto saggia. Molto saggia anche per non alimentare le polemiche. Serie A e Serie B, o era invitata subito, oppure è stata intelligente come dice Albano. Però alla fine tutto questo serve solo per avere le copertine dei giornali, per poter dire. Ma figurati. Ma come dire a Roberto Alessi. Scusami, mi permetto, parli tu, che quante gliene hai fatte alla Lisciso? Se avesse voluto avere la copertina dei giornali, che peraltro ha avuto comunque, ha compreso i miei, voglio dire, se fosse andata a sorpresa al matrimonio, l'invito ce l'aveva, l'avrebbero detto tutti, tanto è vero che la notizia, lo dicevo prima che tu arrivassi, delle nozze di Christel e Davor è arrivata la Lisciso, e invece era la nipote, che ci assomiglia come una goccia d'acqua, di Loredana, che è questa Federica, peraltro bellissima, per cui le hanno fatto anche un complimento incredibile, perché voglio dire, c'ha 20 anni, più di così. Però ti voglio dire, detto ti ricordi però, Roberto, cosa disse Moretti in un famoso film? Mi si noterà più per la mia presenza o la mia assenza? Allora diciamo che siamo qui a parlare non del matrimonio di una principessa con un principe, perché poi questo sono, non di un matrimonio di due famiglie importanti che si uniscono, ma della signora Lisciso che doveva andare. Che ha fatto la Lisciso quel giorno? Dove era? Vediamo l'intervista ad Albano. Ha fatto una bella scena per tutti gli orchestrali di Albano. Allora, devo dire che direi che è una buona scelta. Vediamo che cosa ha detto Albano subito dopo la cerimonia alla nostra inviata. Quindi è rimasta in famiglia. Qua dalle 10, com'è andata? Dal mattino o di sera? Dal mattino, dai, è sei papà. Benissimo, è andata, sì, interessante, intensa, come è giusto che sia, dai. Quanto eri emozionato la tua prima figlia che si sposa? Tutto quello che non pensavo di avere in emozione, anzi pensavo di poterla cavalcare come normalmente cavalco tutte le sere. Qua invece un po' mi ha fregato l'emozione, ed è bello che sia umani, ed è giusto sentire questi palpiti intensi in un momento così intenso. Christel al braccio di papà Albano è entrata in chiesa alle 18:45. La cerimonia è stata ricca di emozioni e durante lo scambio degli anelli la sposa non è riuscita a trattenere le lacrime. Era bellissima, è bellissima. L'hai pensato anche tu? Beh, lo è. Allora Albano, senti, quando ti sei sposato tu con Romina tutta la gente fuori cantava le tue canzoni. Adesso l'Italia si chiede, ma Albano canterà il matrimonio della figlia? Ebbene sì, vedi che l'ho fatto. Hai cantato l'Ave Maria in chiesa? Sì. Ma
Uno dei momenti più commoventi della cerimonia è stato quando Albano ha cantato l'Ave Maria per sua figlia Christel e il neo sposo Davor. Davor è un bravo ragazzo, ha scelto bene Christel. Un bravissimo ragazzo, grande lavoratore, di una serietà anche, e soprattutto un ottimo e buon cristiano. E questo la dice lunga. Io l'ho visto tante volte vicino a Christel, la guarda da lontano, è presente con lo sguardo, non è invadente, rispetta molto anche il suo ruolo pubblico. Sì, sì, è stata una ragazza fortunata in questo. Ha passato un periodo molto di sofferenze con la povera ragazza, non se le meritava, ma la vita quando arriva, quando te le manda, devi saperle cavalcare. Lei è stata brava, è diventata una donna con la D maiuscola e penso che tutto quello che è riuscita a costruirsi sia meritatissimo. La navata della chiesa è stata trasformata in un giardino pieno di ulivi, luci basse e tante candele. Com'è stato accompagnarla all'altare? Guarda, è tutta una... Era come avere una... Sai, a me è provato una botta di elettricità quando prendi la scossa. È stata tutta una scossa lunga fino ad adesso. Lancio del riso, foto, selfie e poi Davor e Christel sono andati via tra la folla a bordo di una biposto rossa. Hanno attraversato insieme un bel mare di amore e mi auguro che ci sia l'oceano d'amore in futuro. Mi posso abbracciare? Posso abbracciare il papà della sposa? Ciao. Davvero emozionatissimo. Il look degli sposi, vi è piaciuto, Simona? Ho trovato lei molto elegante, un abito classico, lui lo trovo molto bello. Bel tipo. È un bel tipo, una faccia aperta, macio, elegante. E infatti è piaciuto molto, ma era chiamato a gran voce. È un bellissimo uomo. E Romina, insomma, io non capisco perché Romina si metta tutta così larga, perché poi non è così grossa, se lei sia il suo stile, e lo so, capito, ma l'altro giorno stile. A me mi hanno detto no, non si metta quello che mi sembra Romina Power, allora vuol dire che c'è qualcosa che non va. Cioè, io mi stavo mettendo un caftano. Vuol dire che Romina invece è ancora bellissima, però si copre troppo. Sì, la mamma della sposa detta tra l'altro il look, no, cioè il dress code, il look, e la voce era l'abito lungo, perché nel momento che si scrive nell'invito black tie vuol dire che le signore devono avere l'abito lungo, nonostante si sia già in chiesa. L'abito lungo andrebbe in serata, sì, dopo, per la festa. Ah, quindi due vestiti ci vogliono per andare a un matrimonio? No, teoricamente black tie, anche perché lo smoking non è un abito da cerimonia, esatto. È tight per antonomasia. Lo smoking, però gli americani lo usano, esatto, vero? E questa è l'impronta internazionale. E poi quindi un'altra glielo cosa. Concediamo perché era un matrimonio, ma non c'è molto dubbio, internazionale. Non concediamo solo una cosa. Scusa, ma lì c'è uno che beve durante... Quello non è proprio bon ton, l'hai visto? Evidentemente l'attesa era lunga. Beh, 45 minuti per quanto offerto VIP, un sono troppi, prosecco. Sono troppi. Due cose, Romina che ha l'abito disegnato da Laura Biagiotti, comunque in rosso, e anche questo in geranio, anche sì, questo geranio. È americano, perché in Italia le persone, gli invitati, la mamma della sposa, non si vestono né di rosso, né di bianco, né di nero, né di viola. Per cui anche qua un po' America. Ma i Biagiotti anche l'abito... Non lo so. Non si sa. Però no, potrebbe, molto bello. Potrebbe molto, essere. Molto bello. Sia molto... l'abito sia l'acconciatura. Sì. Ho trovato particolarmente delicata ed elegante. Invece uno scivolone di galateo dove non c'è epoca, lo sposo senza calze. Ecco, quello non glielo perdoniamo. Posso dire, l'unica cosa che non ho fatto a vederlo. Si sa, l'avevo letto. Però invece non è vero, perché... No, adesso... L'uomo è accettato, è ammesso. Però lo sposo senza calze in effetti è molto trendy, ma non è elegante. Va bene, dobbiamo andare su un altro.